così ho camminato per un po' con molta calma. Mi trovo qua in cima alla Rocca Salvatesta e non si vede una beata mazza, ma proprio, cioè, non si vede una ciolla. Io sono circondato dalla nuvolaia, l'unica cosa che si vede è questa croce che è stata piantata dalle persone del luogo, ma per il resto non si vede niente, ma neanche, cioè, non so, boh, qua forse c'è il martire, non si dovrebbero vedere le olie, ma dove cacchio sono le olie, ma dove caspita sono, non ci sono, si dovrebbe vedere l'Etna, ma non c'è l'Etna. Comunque è un posto spettacolare, ve lo posso giurare, io spero che si apra un po' il cielo, che si riesca a vedere qualcosa, così lo posso trasmettere a voi. Comunque, veramente un posto spettacolare, ve lo consiglio. Ok, oggi ci riproviamo. Ci riproviamo, dai, oggi c'è una bella giornata, a parte una foschia sempre in cima, ma non importa. Però c'è il sole, io ci credo, io oggi ci credo. Dai, oggi si può fare. Io oggi ci credo, oggi vedo un panorama fantastico dalla cima. C'è una leggenda abbastanza interessante riguardante la rocca, secondo cui vi sia nascosto proprio sotto la rocca un tesoro che farà ricca tutta la Sicilia. Però le modalità per ottenere questo tesoro sono abbastanza complicate, ossia che una signora deve raccogliere per 7 anni la farina di 7 mulini differenti, dopodiché fare cucinare 7 tipi di pane differenti e raccogliere la legna di 7 boschi qui, di 7 diversi boschi qui attorno a Novara di Sicilia. Questo per 7 anni, finché poi un giorno, in particolare alla mezzanotte del giorno di Ferragosto, questa signora dovrà essere in cima alla rocca e aprire il canovaccio contenente i 7 pani differenti. E solo in quel momento, solo allora, si aprirà sotto i suoi piedi il tesoro che farà ricca tutta la Sicilia. Un'altra leggenda invece racconta che un soldato si trovava qui in fuga dai soldati appartenenti al plotone nemico. Allora arrivò qui sulla rocca e incominciò a pregare alla rocca, chiedendo proprio: rocca, salvami la testa. E magicamente il caso ha voluto che il soldato ebbe salva la pelle, ebbe salva la testa, e da allora su questa rocca si può intravedere effettivamente il profilo di un volto, il profilo di una persona scavata nella roccia. E adesso io vorrei provare a cercare questo volto per mostrarvelo. Purtroppo le olie comunque non si vedono perché è nuvoloso laggiù, ma sì, sono soddisfatto. Sono super soddisfatto e guardate un po' cosa c'è lì. Guardate, questa è la cima. E questa è l'Etna. Finalmente. Finalmente sì, ce l'abbiamo fatta. Questa è Novara di Sicilia e lì davanti abbiamo il Mar Tirreno, un po' occupato dalle nuvole, ma si intravede, ecco, tutta la costa del Mar Tirreno. Purtroppo le olie non si intravedono, ma si può intravedere strizzando l'occhio. Eccolo là, quello è Capotindari.